Ciao ragazzi, breve video recensione per presentarvi questo strumento tecnico. È un termometro ad infrarossi ed eccolo qui. Andiamolo a vedere. Come potete vedere, questa è la confezione con cui vi arriva. Quindi è una confezione in cartone, diciamo tra virgolette, anonimo. Ci sono solamente le informazioni principali. Quindi la marca che è la Colmeter. E, e fondamentalmente il fatto che si alimenta 9 volte è un po' le caratteristiche. Ha un range molto elevato di temperature, quindi misura un range che va da meno 50 gradi a più 900. Eh, su Amazon, in realtà, vari produttori, tra cui anche questo, eh, produce mh, diciamo, dei termometri digitali con range meno elevati. Diciamo, più è alto il range, ovviamente, più costa l'apparecchio perché è più sofisticato. Questo diciamo, è uno dei più sofisticati, in quanto appunto misura da meno 50 a più 900 gradi. Si alimenta tramite batteria 9V che arriva compresa nella confezione. Io l'ho già montata ovviamente e praticamente si va a porre qui all'interno del manico, è questa qui che vedete quadrata. Classico connettore doppio con i cavetti, lo inserite e sotto questo sportellino vedete che c'è un selettore meccanico per scegliere i gradi in scala Fahrenheit oppure in Celsius. Per quanto riguarda l'apparecchio è molto solido, è costruito in plastica ABS di ottima qualità e anche le finiture sono veramente buone. È un oggetto solido, infatti, è pensato fondamentalmente per un uso professionale, quindi ehm, anche chi lavora insomma, ha bisogno di uno strumento affidabile da questo punto di vista. Eh, per quanto riguarda il sensore, ovviamente mh, una macchina, tra virgolette, delicata quindi non, eh, non deve prendere colpi, eccetera, quindi non va assolutamente fatto cadere, pena eh, perdere diciamo l'affidabilità la, del, dello strumento stesso. Per quanto riguarda le sue funzioni è molto semplice usare. Qui abbiamo un grillettino e qui una serie di pulsanti e più un display che è retroilluminato. Quando vado a premere il pulsante, vedete che si accende. Se io vado a puntare una cosa qualsiasi nella stanza, ad esempio, lo schermo nero che vedete qui davanti a voi. Vediamo che è a 21,2 gradi. Io mantenendo premuto il tasto vado a mantenere attivo il sensore, quindi mentre mantengo premuto il tasto posso spostare, diciamo. Il, il cursore e mano a mano leggere in diretta la temperatura vedete poi ho una serie di tastini che mi permette di andare ad impostare varie cose con il tasto mod questo rosso in basso posso andare a sfogliare una serie di scritte qui sul menu per quanto riguarda vedete max per esempio mi indica la temperatura massima col letto diff la differenza fra la massima e la minima average diciamo la, la fauna media delle ultime letture effettuate Sotto la voce HAL che sarebbe HIGH Alarm, mi vado a settare una temperatura sopra del quale voglio che l'apparecchio mi segnali il fatto che ho superato questa temperatura. Vedete, su questa scritta posso andare, cioè su questa parte bassa del display posso andare a impostare la temperatura con una precisione del mezzo grado. Vado ad esempio a impostare, non lo so, 27 mezzo. Siccome la mia mano sicuramente è di sopra di questa temperatura, adesso quando io vado, confermo il settaggio, quindi eh, eccomi qui vado su HOL ehm, 27,5, quando inquadro la mia mano, sentite l'apparecchio mette un bip perché e illumina la scritta AIG, vedete appena metto la mano davanti leggete AIG, perché appunto ha letto una temperatura più alta di quella che io ho impostato, stesso discorso per eh, LAL che sarebbe Low Alarm, allarme in caso di temperatura più bassa, posso settarla da meno 50 ovviamente fino a più 900 gradi. Sto permette di memorizzare le, diciamo, delle temperature che voglio tenere a, a mente a riferimento, quindi posso andare per esempio a eh, settare una temperatura, mi interessa memorizzarla, premo sto cal e mi viene memorizzata sulla posizione 1, idem che ne so, un'altra temperatura, mi interessa memorizzarla, la memorizzo a 2 e così via, quindi ho fino a 30 memorie da poter vedere. E questo è utile soprattutto per chi magari ha bisogno di controllare varie temperature e, diciamo, annotarle in modo da poterle poi rivedere in, in seguito. Su EMS vado a regolare la emissività dei materiali. E normalmente quasi tutti i materiali hanno 0,95, quindi è quella l'impostazione di fabbrica. Tuttavia, molti metalli hanno dei valori diversi. E quindi, qui sul manuale c'è una tabellina specifica. Il manuale riporta anche l'italiano come lingua che mi permette appunto di, di scegliere eh, la temperatura, eh, diciamo l'emissività esatta per i vari materiali. Ad esempio per l'alluminio non devo usare 0,95 ma devo portare il cursore a 0,30, altrimenti avrei una, diciamo, una lettura sbagliata. Per quanto riguarda l'asfalto 0,95, il basalto 0,70 e così via, c'è una piccola tabellina con tutte le informazioni. Quindi è uno strumento appunto che eh, permette anche di fare queste piccole correzioni, cosa che non fanno diciamo, i termometri più economici. Eh, posso avere poi diciamo, il riferimento della massima lettura letta, della minima, eh, la differenza tra le due, la misura media tra le varie misure che ho fatto ultimamente e, e niente, quindi ho spiegato un po' tutte quante le funzioni. Con quest'ultimo tasto invece posso andare a decidere se fare mettere il laser quando faccio la misura oppure no, quindi il puntino rosso che vedete ehm, in questo caso. Questo qui è il puntino rosso che adesso vedete sulla mia mano. Eh, è appunto il puntatore laser, posso decidere di non farlo accendere premendo questo tasto, così ho solo la retroilluminazione, così solo il laser, così niente, così entrambe le misure, questi simboli in alto, quindi è, diciamo è molto ben fatto da questo punto di vista e niente, penso di aver detto più o meno tutto per questo apparecchio, ripeto è uno strumento molto ben fatto, è molto alto come range, va da meno 50 a più 900 gradi la confezione è ben fatta in quanto il manuale anche in italiano riporta appunto questa possibilità di settare l'emissività dei materiali, cosa che non tutti i settaggi fanno, tutti i termometri fanno. Ci sono poi una serie di indicazioni da seguire, ad esempio è impossibile effettuare la lettura di un, diciamo, di un liquido per esempio all'interno di, di un recipiente trasparente, in quanto la lettura che vado ad ottenere sarebbe quella appunto del, del, del contenitore trasparente e non di quello interno, idem attraverso un vetro e così via. Quindi ci sono delle piccole accortezze e consigli di uso che vi spiegano un po' come utilizzare l'apparecchio. Ad esempio viene spiegato anche il fatto che più ci si allontana con diciamo, il, il puntatore rispetto all'oggetto più si amplia il, il range diciamo, di lettura media della temperatura. Questo vuol dire che se voglio misurare piccoli oggetti devo pormi molto vicini ad essi per la lettura. Se invece mi trovo davanti a grandi oggetti posso benissimo eh, effettuare la misura anche a diversi metri di distanza. Quindi qui ci sono una piccola tabella che riporta, ad esempio, che a un metro e mezzo di distanza eh, ho una lettura, diciamo, circolare di eh, 130 mm di, diciamo, di diametro. Quindi, eh, diciamo, più mi allontano dall'oggetto, più appunto è grande il range in cui viene fatta la misura. Quindi per, eh, nel caso in cui voglio fare misure di piccoli oggetti, devo stare molto vicino, ad esempio a 30 cm eh, lo spot di lettura è di 38 mm, quindi insomma vi rendete conto che più vi allontanate più diventa grande. Bene, come al solito nel caso in cui abbiate dubbi o curiosità basta che mi scriviate sotto la video, video recensione. Grazie alla prossima, un saluto da Mariano.